questione per esempio della fondazione dell'orchestra viene trattata come una questione di sottogoverno. Non è una questione di sottogoverno. Il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, qua c'è il soprintendente che prima ha retto con me alcuni mesi, l'amico Guttadauro, che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare. Quello che abbiamo fatto in questa fondazione è che abbiamo stravolto quello che magari era un andazzo precedente a questo periodo. Il valore del volontariato non è un valore che tende ad abbassare l'offerta, ma è un valore aggiuntivo, perché noi mantenendo e scardinando quella che era la vecchia logica della divisione, del quello appartiene eccetera, abbiamo aperto la struttura al controllo collettivo. Qua io lo sottolineo, abbiamo professionisti, abbiamo l'ingegnere Davarra, commercialisti, avvocati, che ci aiutano a portare avanti una situazione, diciamo così, abbastanza garbugliata dal punto di vista anche giudiziario, e che offrono la loro disponibilità senza tornaconto personale. Stessa questione è avvenuta con Valeria Garasso. Se qua qualcuno che è stata scelta dal sottoscritto in un determinato periodo, perché dal mio punto di vista, e vi assicuro che oggi nessuno meglio di me conosce la situazione di questa fondazione, lo dico con presunzione, ma consentitemi, dopo un anno di essere stato sul pezzo ogni giorno, o telefonicamente o fisicamente, scontrandomi e incontrandomi con un sacco di questioni per tenere in attività questa fondazione, consentitemi di avere anche la presunzione di poterlo dire. La nomina del soprintendente, come può confermare il mio amico Francesco, è collegata alla funzione del commissario straordinario. Sia io che Valeria Garasso, che in maniera disinteressata ha offerto la propria, come dire, il proprio contributo, era collegata al fatto che io, alla mia permanenza come commissario straordinario, il 24 luglio, poiché era la seconda nomina come commissario straordinario, che in verità io speravo che fosse, confluisse nella nomina del Consiglio di amministrazione subito dopo, per ragioni, diciamo così, amministrative, ciò non è potuto avvenire. Io non potevo per legge essere nominato nuovo commissario straordinario, il commissario ad acta non può evidentemente nominare organi di questo tipo, e Valeria Grasso non solo eravamo a conoscenza, ma non ha né nulla da chiedere né nulla da, come dire, da guadagnare in questa situazione. Questo per soffermarmi, siccome il giornale di Sicilia ha fatto un piccolo trafiletto, quasi come se fosse una valutazione di merito, era, come dire, nella logica delle cose. Qua c'è tanta gente che ha lavorato e ritorna a fare quello che faceva prima, se aveva un incarico a titolo, lo sottolineo, gratuito, oppure continua a dare, come penso continuerà a dare Valeria e gli altri amici che ci hanno collaborato, il loro contributo in maniera disinteressata. Per fare cosa? Per consentire a quest'orchestra e alla città di Palermo di usufruire dell'offerta che sono in condizione di dare, perché poi l'orchestra è il vero centro della fondazione. La fondazione, io lo dico, l'ho scritto, non esiste da un punto di vista di luogo di influenza, luogo di potere, luogo politico. Esiste solo se c'è un'orchestra che produce cultura, offre il servizio alla città e così via. Il resto sono tutte chiacchiere. Nel passato, devo dire, in una logica perversa, si è quasi immaginato come se fare il soprintendente o il commissario, il presidente del coso. Lo abbiamo azzerato questo aspetto della vicenda. Da oggi in poi chiunque sarà nominato si confronterà anche con un metodo. I colleghi dell'orchestra, i tecnici, gli amministrativi e così via, avranno loro un criterio anche per poter giudicare chi viene chiamato a offrire il contributo. Qua abbiamo Emanuela Tortorici, che è un'altra
delle persone che, come dire, si impegna, organizza, fa, dice in assoluta libertà, no, è in assoluto spontaneismo, non c'è secondo fine, non c'è assolutamente nulla. Il problema è chi ha fatto le polemiche, che sono 4-5 persone che sulla base di nulla, vi assicuro, sulla base di nulla, significa che partendo da una esperienza, potrei fare nome e cognome, ma guardate, entrare in questo, ricominciare, siccome non interessa, non credo che interessa poi ai cittadini che ricevono l'offerta e la musica dall'orchestra. Allora, su questo si è imbastito, ogni soggetto aveva delle valutazioni partendo dal tavolino di casa propria. Allora, la mia necessità di nominare Valeria Grasso in un determinato periodo di questo corso della fondazione era dovuta al fatto che questa fondazione, io l'ho accennato, ha un problema che attiene alla capacità di supportare l'orchestra sinfonica nella sua attività, cioè abbiamo una orchestra con delle carenze di organico che debbono essere recuperate e che spero con nuovo finanziamento di riuscire, il nuovo consiglio, a chiudere. Poi vi è un supporto formato dagli amministrativi e meno dai tecnici, perché i tecnici anche come funzione, che ha bisogno di una aggressività, di una fermezza che secondo me Valeria Grasso, forte della sua esperienza anche di rottura di vita personale, poteva offrirci e che dal mio punto di vista ha comunque offerto. Quando io dicevo, ma perché vi allargate nelle valutazioni, come che se qui fosse il trampolino di lancio di un'operazione, lei ha detto operazione di sottogoverno, ma operazione di sottogoverno di che? Non c'è un euro di guadagno, non c'è. In che cosa consisterebbe l'operazione di sottogoverno? Con riferimento alla fondazione, vi ho detto qui nessuno guadagna un euro, quindi è un'operazione di sottogoverno un po' strana, no? O pensate che qualcuno voglia o possa manipolare le menti dei cittadini? Insomma, non credo proprio che siano questi i termini della questione. Quindi Valeria ha offerto il suo contributo, così come l'aveva offerto Francesco Cuttalauro prima, per traghettare, proprio perché Valeria Grasso come me sapeva e sapevamo che il fine era consentire la nomina di un consiglio di amministrazione che avesse una base. Oggi noi abbiamo una base, ripeto, c'è una legge, abbiamo concorso a fare inserire una norma che riguarda tutti i teatri pubblici della Sicilia, che, come dire, darà una potenzialità di equilibrio se naturalmente poi non ricominciamo a fare spese, diciamo, no, fuori dalla logica, che è chiaro che una stagione artistica, si parlava della gratuità, se costa €1.300.000 per avere comunque 1.100 abbonati, probabilmente in un periodo storico era consentito, adesso non è più consentito, quindi abbiamo tagliato lì. Utilizzando gli ex PIP abbiamo rivoluzionato, tra virgolette, i servizi interni. Certo, non tutto è perfetto, ci vuole fermezza, ci vuole tenacia, ma questa è la cosa. Io non vedo operazioni sotto governo all'interno di questo. Qualcuno addirittura dei cosiddetti criticoni o critici, per carità, della questione a cui lei giustamente faceva riferimento, addirittura ha criticato la gratuità come valore. Vabbè, ognuno di noi è libero di dire quello che vuole, per carità, insomma. Ma qui non ci sono e non c'è mai stato un'operazione di sottogoverno, a iniziare dal sottoscritto, per intenderci. Qua c'è una situazione in controesercizio dal punto di vista, diciamo, economico, si chiamano così, è una situazione patrimoniale. Oggi con l'accensione del mutuo che faremo per ripianare i 7 milioni sostanzialmente passa di debiti che ci trasciniamo dagli anni pregressi, evidentemente metterà nelle condizioni la fondazione di trovare un punto di equilibrio
Tenete presente che il personale ha dei costi che con un range va dai 7,3 ai 7,8, 8 milioni, insomma, e più le spese di gestione, acqua, luce, tutto quello che comporta l'organizzazione anche di una cosa, più imposte e tasse, tutto quello che ha a che fare con la SIAE, tutto quello eccetera. Quindi in linea astratta, se riusciamo a risolvere la pressione accendendo questo mutuo che spero si definisca entro ottobre nella pratica con l'ITFIS, vedremo quanto ci erogheranno, perché naturalmente essendo rivolto a tutti i teatri pubblici bisogna vedere e ogni teatro ha dimensioni notevoli di debito. Pensiamo comunque di aver creato le condizioni per avere meno sofferenze. Diverso è la questione del trasferimento del contributo per il pagamento degli stipendi. Credo che l'assessore stia pensando a una norma da inserire in finanziaria per sganciare, diciamo così, questa periodicità semestrale di erogazione, chiamiamola, del trasferimento, e legarlo, quantomeno la parte degli stipendi, legarla a un trasferimento mensile o bimestrale. Noi dobbiamo certificare debiti, e ci sono, con l'INPS, con la riscossione Sicilia, con i fornitori e con i dipendenti, perché c'è gente che avanza a TFR e cose, eccetera. Naturalmente la lista poi sarà pubblica in modo tale che tutti potranno controllare, ma dico, lì è un fatto. Poi vi sono una serie di debiti sui quali noi ci siamo opposti, cioè siamo a causa perché secondo noi nel modo di essere definiti non hanno rispettato, diciamo così, quello che potevano essere alcuni criteri di ordine pubblico, diciamo, di ordine pubblicistico. Io ripeto, parto dal presupposto che più ci sono persone che in maniera disinteressata fanno le cose, più c'è un controllo sociale, che è la migliore forma per gestire con trasparenza e efficienza ed efficacia le istituzioni pubbliche. Quindi, cioè, non lo sottovaluterei il passaggio del disinteresse, anche perché questo è un settore dove la passione fa fare molto, perché io non pensavo, guardate, quando abbiamo fatto l'appello che ci fossero queste adesioni, ma molta gente che si avvicina o comunque si rende disponibile lo fa perché è appassionata di musica. Scusatemi tanto, volevo rispondere nella qualità di consulente a titolo gratuito, che ho collaborato qua con la fondazione un anno fa, abbiamo iniziato quando hai lanciato. Ecco, la passione per la propria città, per la musica e per questo monumento ha per esempio spinto me a fare qualcosa. Io ho trovato qua, a parte i maestri d'orchestra, persone eccellenti, ma loro facevano il loro mestiere, cioè facevano gli ottimi concerti. Dopodiché c'è tutto il personale della fondazione che ha condiviso con me questo progetto culturale che si voleva fare insieme a Gianni Silvia, insieme a Francesco Cuttadauro, e abbiamo continuato. Devo dire che a titolo assolutamente gratuito, anzi vi posso dire che ci rimettiamo le spese del telefono e del tempo enorme che dedichiamo. Quindi non c'è nessuna scalata al potere, perché io ho il mio lavoro, i miei interessi, le mie attività. Quindi qua è soltanto per amore. Ho avuto la fortuna e il piacere di collaborare con tutti i tecnici che sono altamente professionali, professionisti. Ho avuto il piacere anche di coinvolgere i BIP, non ultimo quando è stato venerdì che abbiamo fatto questa manifestazione con Balat, e abbiamo regalato, cioè la Fondazione Orchestra Sinfonica e questa nuova associazione, abbiamo regalato alla città di Palermo una visita che partiva proprio da qua e saliva sino ai tetti, e poi in sala abbiamo regalato la visione del bellissimo sipario di Gustavo Mancinelli. Ecco, la gratuità te la dà soltanto colui il quale è appassionato.